un lento e progressivo depauperamento del tessuto produttivo, con le attività commerciali a pagar dazio a fronte di una crisi che non è semplicemente economica, ma di sistema. Nel solo 2019 a Taranto sono state chiuse 115 attività. Il dato relativo all'intera provincia certifica la cessazione invece per 280 esercizi, negozi storici, punti di riferimento tramandati nel tempo, crocevia di una narrazione locale in grado di attraversare le generazioni. Molte altre hanno lanciato il proprio grido di allarme per il 2020 in quella che assume sempre più le sembianze di una resistenza eroica e di una lotta impari. Il commercio paga l'impoverimento medio delle nostre società, l'assenza di specifiche politiche in grado di rilanciare il settore e il diffondersi degli acquisti online. Complice poi un'esosa richiesta per l'utilizzo degli immobili, con i fitti che a Taranto scimmiottano in molti casi quelli delle grandi città italiane e il dado è tratto. Il centro studi della Confcommercio ripete da anni un mantra alla base della possibile fuoriuscita dal tunnel. Le nostre città, i nostri luoghi devono essere centri attrattivi oltre gli stretti confini urbani. I posti dove si spende di più sono quelli in grado di offrire eventi culturali tutto l'anno, prezzi accessibili e calmierati e un intelligente sistema della mobilità urbana. A Taranto, per restare ai fatti di casa nostra, è impensabile non aver sfruttato sinora la risorsa mare per decongestionare il traffico cittadino e favorire lo shopping per le vie del centro. La crisi dell'Ilva, con il suo sistema dell'indotto, ha rappresentato per questa provincia una sorta di moltiplicatore economico al contrario, la negatività che si somma alla provvisorietà. Per tirarsi fuori da situazioni sempre più stagnanti urgono interventi di sostanza e una prassi non più ordinaria. Processi di riforma in grado di disegnare dal basso quella che, in un celebre congresso di partito di alcuni decenni fa, fu ribattezzata come la teoria dei meriti e dei bisogni. Ogni epoca le proprie storture, ipotizzava il drammaturgo statunitense Thomas Eliot. Non farle perdurare per molto tempo può rappresentare un risultato suggestivo, accattivante oltremodo. In fondo, provarci non costa nulla. Rinviato al prossimo 6 marzo l'udienza che vede schierati ArcelorMittal e l'ex Ilva, a deciderlo il giudice civile Claudio Marangoni, titolare del procedimento che vede al centro il possibile disimpegno dell'azienda, comunicato lo scorso 4 novembre. Il giudice, secondo fonti di agenzia, ha concesso di differire l'udienza su richiesta delle parti nel presupposto che entro fine febbraio si arrivi ad un accordo, accordo che proseguirà fino al 28-29 febbraio in vista della negoziazione, secondo uno dei legali del gruppo Ferdinando Emanuele. Sul possibile addio di Arcelor ha chiarito: sono stati fatti significativi passi avanti rispetto all'altra volta e la soluzione negoziale resta la migliore, mentre i sindacati appaiono scettici. Esprimiamo grande preoccupazione, ha commentato il segretario generale Wilm Rocco Palombella. Ribadiamo la nostra totale opposizione a qualsiasi intesa che metta in discussione i livelli di occupazione. Incidente allo stabilimento Ilva di Taranto, un grosso tubo è finito addosso ad un operaio procurandogli lo schiacciamento degli arti inferiori. L'uomo è stato tempestivamente soccorso ed è attualmente ricoverato nel nosocomio ionico, dove è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La dinamica del fatto è ancora da accertare. Dall'azienda, l'ArcelorMittal, è giunta la conferma che il dipendente dello stabilimento di Taranto, mentre svolgeva presso l'officina carpenteria un lavoro di sabbiatura su un elemento metallico, è stato colpito dallo stesso che, cadendo, gli ha procurato alcune ferite. Il dipendente è stato soccorso e condotto presso l'ospedale di Taranto per le cure mediche necessarie. L'azienda ha immediatamente comunicato l'accaduto agli enti esterni preposti e si è attivata per tutte le verifiche del caso. Dopo le denunce da parte delle associazioni ambientaliste, nei giorni scorsi sono intervenuti gli agenti di polizia giudiziaria e militari della Guardia Costiera nell'area individuata per l'istituzione del Parco Mar Grande, nei pressi della località San Vito a Taranto. Nella zona in questione rifiuti di vario genere, plastica, laterizi, pneumatici, materiali ferrosi e la presenza di amianto. In tutto 70.000 metri quadri. Su disposizione della Procura della Repubblica, le forze dell'ordine hanno sequestrato la superficie sottoposta a tutela paesaggistica.
Sparatoria in Città Vecchia, ferito 31enne. Sul luogo dell'accaduto a Taranto in via Cariati, il personale delle volanti e della squadra mobile è intervenuto dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un giovane raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. La vittima dell'agguato, un 31enne tarantino, ha riportato una ferita alla gamba destra, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali ha centrato la fiancata di un'auto. Sul posto anche il personale della polizia scientifica per i rilievi. L'uomo è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Al momento sono in corso le indagini per individuare l'autore del gesto. Il ministro per le infrastrutture Paola De Micheli ha inaugurato in questi giorni l'ampliamento del quarto sporgente del porto di Taranto tra i 5 interventi previsti dal progetto della piastra logistica portuale. Presente alla cerimonia, tra gli altri, il governatore pugliese Michele Emiliano, il presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio Sergio Breta e il presidente di Hillport Holding Robert Juxel Hildrim. Da subito utilizzabili 520 metri di banchine, 600.000 metri quadri di piazzale pavimentato. L'ampliamento mira inoltre a realizzare una nuova banchina lato ovest per una lunghezza complessiva di 600 metri, passando da 80 a 200 metri circa. L'altro versante della banchina è invece occupato dalle gru dell'ex Ilva, un'opera da 78 milioni di euro ritenuta necessaria per il futuro sviluppo economico del territorio. Presentato questa sera al Bellarmino un film prodotto dalla CGIL che parla di lavoro e di precariato. Nell'anno in cui ricade l'anniversario dello Statuto dei Lavoratori firmato da Gino Giugni nel 1970, il più importante sindacato italiano si interroga su dove va il lavoro e su quali forme di tutela bisognerà ricercare in una società che cambia velocemente. Sono qui col segretario della CGIL. Iniziativa molto importante, questa sera si è presentato questo mediometraggio sul precariato nel mondo del lavoro. Sì, noi abbiamo voluto fare questa iniziativa per una serie di ragioni concomitanti, diciamo così, non solo perché questo mediometraggio Storie di ordinaria follia parla del tema del precariato, ma ne parla in una maniera particolare, peraltro sceneggiato anche diretto da un tarantino, Carlo Barbarucca, e con due protagonisti attori tarantini, oltre Davide Riondino naturalmente, e quindi peraltro un cortometraggio, un mediometraggio anzi, come si deve dire più precisamente, commissionato dalla categoria NIDIL CGIL nazionale. Davide Riondino, in questo mediometraggio li rappresenta il signor precariato, come si è trovato nella veste di questa, diciamo, figura un po' anche epica per i nostri tempi? Beh, io mi sono trovato bene, anche perché credo che sia la prima volta che viene epicizzato, che viene messo in forma fisica un concetto come il precariato. Quindi magari questo capiterà in altri film tra qualche anno o anche in altre nazioni, quindi avrò il privilegio di essere stato il primo, quindi quello a cui inevitabilmente ci si deve riferire quando si rifarà il signor precariato. Presentato quest'oggi nella sala incontri del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il protocollo d'intesa tra il MARTA e il WWF Taranto per lo sviluppo, la progettazione e la realizzazione di attività, iniziative e programmi volti a promuovere e favorire la presa di coscienza dell'importanza del paesaggio. Paesaggi culturali raccontati dai reperti del MARTA come veicolo di appartenenza, dialogo e conoscenza e come motore di sviluppo economico e turistico. La collaborazione prevede di individuare e sviluppare percorsi tematici legati ai paesaggi, culturali, alla sostenibilità, alla biodiversità e proporre nuovi codici di narrazione del patrimonio culturale, inteso anche come sensibilizzazione civica. Protocollo d'intesa fra il MARTA e WWF Taranto Onlus, molto importante per unire due realtà tarantine che si impegnano proprio anche sia nell'attività culturale che nel sociale, proprio per sensibilizzare la comunità tarantina allo sviluppo sostenibile, all'importanza del paesaggio. Un paesaggio inteso non solo come ambiente, però nel suo senso, proprio nel suo significato, e quindi soprattutto le tracce antropiche di questo paesaggio, quindi legate proprio al tema della memoria, dell'identità, della storia. Diciamo che tutto fa parte della stessa iniziativa. Noi siamo fortemente orientati oramai su dare una dignità al nostro territorio, sul dare una possibilità e far conoscere a tutti quanti quello che c'è intorno a noi.
Noi siamo convinti che Taranto ha una grandissima potenzialità, questa potenzialità deve essere espressa in qualche modo. Ci vogliono dei contenitori culturali, e non solo, perché non bastano anche solo quelli, ci vogliono dei contenitori culturali e ci vogliono dei contatti, delle connessioni, affinché si riesca a portare su questo territorio una comunità come dire, che abbia una coscienza non solo ambientale ma anche sociale. Tempo di derby in casa Taranto con gli Ionici che nel pomeriggio di domenica ospiteranno sul rettangolo verde dello Iacovone il Foggia di Ninni Corda. Gara mai banale, il derby più antico di Puglia mette una di rimpetto all'altra le due compagini più blasonate del girone, alle prese però con una classifica che lascia a desiderare sia nel caso dei rossoblù assai distanti dalla prima piazza che dei satanelli costretti a rincorrere a debita distanza il super Bitonto capolista. Non ci sono defezioni nelle fila rossoblù con Panarelli che pare intenzionato a riproporre quasi in toto lo schieramento sceso in campo in occasione della vittoriosa trasferta sorrentina. Pare plausibile pensare quindi a Sposito a difendere i pali dell'11 di casa con Ferrara, Gigi Manzo ed il recuperato Benvenga a comporre la linea di difesa. In mediana Matute potrebbe far rifiatare Manzo con Cucurullo presente nel ruolo di incursore, Marino e Guaita sugli esterni e Van Rasbeck nel ruolo di suggeritore. Certo di una maglia da titolare Beppe Genchi con Olcese ed Actis Goretta a giocarsi l'ultimo posto disponibile tra i titolari. Dirigerà la contesa il signor Mario Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Parisi e Michele Colavito di Bari. Fischio d'inizio alle ore 14:30.